Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buonasera, buonasera a tutti. Io dico due parole di introduzione, ma non voglio rubare spazio e tempo a Isabel, che è il suo momento. Ci tengo tanto, l'unica cosa a dirvi è che voglio sottolineare questa altra grande dimostrazione da parte del dottor Zanetti, in quanto ci dimostra nuovamente il grande interesse che ha nei confronti anche della sezione femminile. E come dall'inizio dell'impegno preso quest'estate, anche oggi è così, perché se Isabel Harrison oggi a Bologna è proprio per la voglia di continuare a costruire e cercare di fare il massimo. E, ci darà una grande mano e cercheremo tutti insieme di continuare il lavoro e nella speranza di raggiungere quanto prima dei risultati buoni. Quindi ciò che volevo semplicemente dire è rendere un grazie e sottolineare questo altro grande gesto, e anche perché ci arrivano voci ogni giorno da parte riportate del dottor Baraldi, che tra le telefonate intercontinentali che ci sono col dottor Zanetti, una delle primissime domande riguarda sempre la sezione femminile. Noi siamo qua per questo e Isabel ci aiuterà a lavorare in questa direzione. Ora voglio lasciare la parola a lei e a voi, se volete farle qualche domanda. Easy if you want, you can say something about Bologna. Yes. Ok. Ciao. Ciao a tutti. Brava. Ok, ok. Good. I'm excited to be here in Bologna. This is my second time in Italy and I just love the culture and the people are always so nice. So I'm excited to be here with this new Virtus team. I'm looking forward to the game on Sunday and just bringing this team to where it needs to be. Sono molto contenta di essere molto contenta di essere qua a Bologna. Amo l'Italia, amo la cultura, amo le persone. Ho apprezzato subito il fatto di essere stata chiamata dalla Virtus, un team importante. Non vedo l'ora di giocare domenica. Quindi abbiamo già dato la notizia: you will play on Sunday. Yes, that's what they told me. yeah. It's right. Yeah. Yeah, Sunday I'll be there. Luca, you got your presentation on a stormy day because you are expected to need some storm, yeah. Some effort to the team. Yeah, that's not my fault. yeah, I'm still excited to be here. The weather can't take away from my excitement, so again, I'm ready to get in with the girls and the team and the coach. I know he's new here as well, so just give us your patience and support from the fans and staff and we'll be good. We'll be all right. Okay. Dice, sono molto contenta di essere qua, ho già conosciuto le mie compagne, la mia squadra, ho già iniziato a lavorare con il coach, c'è un bel team, c'è un bel affiatamento e appunto non vedo l'ora di scendere in campo e iniziare a giocare e dare un effort, dare qualcosa in più a questa squadra e alle mie compagne. Scusa, una domanda, la faccio così ti faccio lavorare. l'anno scorso lei ha giocato per la Final Four di Eurowomen e quest'anno invece deve giocare per evitare la retrocessione. Cambia qualcosa nella sua prospettiva o è diversa? Faccio lavorare. Okay. Vabbè, Jacopino, ti faccio lavorare. The last year you played in a team for and the team were in Euroleague. Mm-hmm. In this season Virtus play for playout. It's a very different a team for you. Cioè play in Euroleague and play in a team that play for for playout. Mm-hmm. It's so different. It's difficult for you. It's difficult for you. Is this it? Change. No, I don't think it's difficult or different. I think basketball is basketball. So whatever country you're going to be in, you play to win. So it may be a different stage, but it's the same goal. Okay. Dice, no, non è diverso, anche perché il basket è basket. Quindi ovunque vai, vuoi fare bene, vuoi dare una mano alla
squadra, non cambia se giochi per una competizione o l'altra, perché è il basket, ovunque vai sono professioniste, quindi puntano sempre a fare bene, qualunque sia la posta in gioco. Se ci descrivi un po' che tipo di giocatore ci sei, quali sono un po' le tue caratteristiche e se il coach, visto che ci hai già parlato, ti ha chiesto qualcosa in particolare. I would say for my characteristics on the court, definitely would be my rebounding, my defense, for sure. My scoring ability has increased over the years. With my past season and with Dallas Wings, I had to step into a bigger role of a scorer. But the head coach, he hasn't talked to me specifically what he wants to do because he did like plays all day yesterday, so it was like no time. But I'm sure we'll have a conversation leading up to tomorrow and to game time, what he wants and expects out of me. Parto dalla seconda domanda, si è già parlato con il coach, ha detto che si sono visti una volta, si sono visti ieri per la prima volta, primo allenamento, non ha avuto modo di parlare, io ho assistito una parte dell'allenamento e l'hanno messa subito in campo all'interno appunto dei giochi di squadra, e quindi dal primo momento non ha avuto un colloquio specifico sul suo ruolo. Per quanto riguarda invece le caratteristiche della giocatrice, passate l'ultima stagione alle Dallas Wings, aiutami che già ricca perché ha detto un nome forse di giocatore. Corretto, Dallas Wings in WNBA. WNBA ha fatto il ruolo 5, 100, quindi il suo ruolo è quello. Poi sì, rimbalzi, difesa e aggressività. No. Paolo, c'entra un nome. Scusa, una curiosità, le puoi chiedere se come giocatrice le viene più, diciamo così, spontaneo rapportarsi ad un giocatore come modello oppure ad una giocatrice? Cioè se quando pensi alla pallacanestro e vuoi naturalmente avere un tuo ruolo, eccetera, è più normale guardare, non so, quello che fanno un giocatore da NBA piuttosto che le giocatrici o l'inverso, non so. È una curiosità. I would say my inspirations come from both parts. My brother, he played in the NBA, and all my family. I'm one of 12 kids in the family, so we all play sports. So my older brother is who I looked up to growing up. Now, as I got more into the women's game, I definitely looked up to WNBA players like Candace Parker and Sylvia Fowles. Candace Parker also went to the University of Tennessee, so she was an early role model for me. And as I got into the league, I just saw how powerful and strong Sylvia Fowles was. So she was another inspiration for me as well. Dice appunto che è cresciuto in una famiglia in cui il fratello gioca a basket, ha avuto appunto un modello come questo fratello più altro e sua sorella. C'è fratello che gioca a basket, però prende ispirazione da entrambe. Poi più via via è cresciuta, è andata al college, ha giocato in Tennessee, si è ispirata poi guardando la Woman NBA, ecco, da quella parte lì poi è cresciuta guardando il fratello, però poi se si deve ispirare ad un modello non guarda l'NBA, ma guarda appunto la Woman NBA dove ha giocato. Excuse me, is your brother a big man of the Indiana Pacers? Yeah. How do you know him? Yes, I have. Oh, you heard of him? I heard. He's crazy. So he's not the level there. No. That's why I wanted to ask. Yeah, I wanted to ask. Io volevo domanda per te invece. Senti, domenica arriva una partita importante per voi, no? Dovrebbe essere l'occasione di riscatto, comunque di rilanciare quelli che sono gli obiettivi della salvezza. C'è la partita con Palermo, sicuramente una partita molto importante da quel punto di vista. Sì, for me. Okay. sì, domenica arriva una partita importante, difficile. Palermo poi storicamente è una squadra che ci ha messo abbastanza in difficoltà. Devo dire che non c'è grande differenza rispetto alle altre, perché
adesso non credo che ci sia bisogno di riscatto nella partita di Palermo, noi ci siamo sempre approcciate nella stessa maniera, cercando di mettere in campo quello su cui si è lavorato. Abbiamo una grande fortuna, mi viene da dire, che perché si sta costruendo un grande gruppo e che nonostante ora i risultati parlano chiaro e non siano il massimo, ha continuato a mantenere l'entusiasmo e la voglia di impegnarsi a lavorare. Questa è la cosa più importante, tutte le volte si cerca di mettere in campo quel quid in più che si è aggiunto e domenica sarà così. Poi è normale che sappiamo benissimo che ogni volta che scendiamo in campo, soprattutto con squadre della nostra fascia, sono partite più importanti. Quindi diciamo che il focus è sempre lo stesso. Giochiamo in casa, speriamo che ci sia tanta gente perché ce n'è veramente bisogno. Di risposta ce n'è, ma sono fiduciosa che ce ne possa essere ancora di più. E ci vediamo poi domenica e ne parliamo alla fine, ma diciamo che il focus è quello giusto. Do you feel confident to save the team? I don't want to say safe because I think the girls they're talented and they're in this division for a reason. They did really well last year in their division and then won the championship. So I do want to say I want to bring my part to the team as best as I can and I have the experience to do so. Dice, con questo non posso dire, ma so che comunque il team sta crescendo e lei fa la sua parte per fare ciò e per riuscire a raggiungere l'obiettivo che si è data. Va bene, nessuna altra domanda? Grazie. Grazie. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.